Abbiamo anche visti, io sono emozionato, adesso adesso abbiamo come dire, l'onore, il piacere di avere qui uno dei Maneskin, qui con noi finalmente, quindi facciamo un grande applauso, signore e signori, a Victoria! Hanno sbancato in America. Allora la domanda ce la stiamo facendo a tutti. Vittoria, sì. come state vivendo questo momento? No, perché in effetti lei doveva fare anche l'intervista, cioè doveva... Infatti io volevo chiedere una cantante internazionale, un gruppo internazionale come il vostro, niente, è andata via, non si può... Ma dov'è? Che cosa mi ha fatto? Abbiamo perso totalmente del programma. Io non so, vabbè, cambiamo argomento. Sì. Adriano, cos'è la faccia di Adriano? No, pensa tutto il giorno con una così. A me sono passati 5 minuti. E un tempo l'avresti pensato. Però pensa, Adriano, che come quando tu giocavi e qualcuno, magari qualche giovane, no? Sì. Provava a fare i tuoi stessi colpi, quando si diventa una rockstar di livello internazionale lo si capisce dal numero di cover, cioè dalle imitazioni, no? Dal numero di cover che vengono fatte del tuo singolo più venduto. La dimostrazione che Zitti e Buoni è ormai una hit mondiale e che qui, a quelli che... Sì, chi il siamo? Lunedì. Quelli che il lunedì abbiamo, signori e signori, le mondine di Porporana che cantano i Maneskin. Sono fuori di testa, ma diverso da loro, e tu sei fuori di testa, ma diversa da loro. Siamo fuori di testa, ma diversi da loro, siamo fuori di testa, ma diversi da loro. Parla, la gente purtroppo parla, non sa di che cosa parla, tu guardami dov'è sta galla, che qui mi manca l'aria. Parla, la gente purtroppo parla, non sa di che cosa parla, tu portami dov'è sta galla, che qui mi manca l'aria. Quindi scusa mamma,
se sto sempre fuori, ma sono fuori di testa, ma diverso da loro. E tu sei fuori di testa, ma diverso da loro. Siamo fuori di testa, ma diversi da loro. Siamo fuori di testa, ma diversi da loro. Per le mondine di Porporà.